Ciao amici di Camper, sotto questo forte sole vi dico che sono nella bellissima Sicilia e sono esattamente a Siracusa, che è capoluogo di provincia, ma da quel ponte si va nel suo centro storico, che è un'isola ed è un vero gioiellino, si chiama Ortigia. Sicilia bella, Sicilia bella. Ciao, sto cercando il Tempio di Apollo. Guarda, è da quella parte perché tutte le strade portano al Tempio di Apollo. Perfetto, grazie, ciao. Carlo, buongiorno. Ciao Lore. Ma che come meraviglia, stai? Molto bene, ma Ortigia è un gioiello. Dove ti giri, c'è qualcosa che ci come racconta vedi, noi storia. Qua a Siracusa ci vediamo dove? Al Tempio di Apollo. Pensa, è il più antico tempio dorico, non solo di Sicilia, ma di tutto il mondo greco occidentale. E qui ci è raccontata praticamente la storia della Sicilia, della città di Siracusa, perché questo tempio è stato trasformato in chiesa dai bizantini, è stato trasformato in moschea dagli arabi e infine in caserma dagli spagnoli. E allora andiamo a visitare questa straordinaria isola. Andiamo. Senz'altro. E questa è la fonte di Aretusa, un luogo molto importante per Siracusa e per Ortigia, no? È un luogo sacro, direi. È grazie a questa sorgente d'acqua che esiste alla città. I greci si fermano qui grazie al porto, ma soprattutto all'acqua dolce. Ciao, paperelle! Andiamo! Siamo in Piazza Duomo e questo è un capolavoro di bellezza per gli occhi, c'è un tripudio di bellezza. Oltretutto, se non sbaglio, il Duomo, che è straordinario, è patrimonio dell'UNESCO. Tutta la città di Siracusa è patrimonio UNESCO. Qui è nata, possiamo dire. Qui c'è l'atto di nascita della città di Siracusa. Qui stiamo parlando dell'VIII secolo avanti Cristo. VIII secolo avanti Cristo. Ma la cosa più importante del Duomo è quello che c'è all'interno. C'è un tempio greco del V secolo avanti Cristo. Cioè questo mix di culture, di epoche, di stili, no? Il nome Siracusa, sia in greco che in latino, è sempre al plurale. Le Siracuse. Le Siracuse, perché ci sono tante Siracuse, Siracusa greca, Siracusa normanna, araba, catalana, ma il nome fa azzeccato, mi piace perché proprio rappresenta in pieno questo posto. Carlo, è bello passeggiare tra i vicoli di Ortigia perché nascondono anche tante tradizioni. E poi voglio ricordare che a Siracusa è nato il più grande inventore del mondo antico, perché Archimede è nato qua. È molto interessante andare a vedere il museo perché ci sono tutte le opere di Archimede, tutte le sue invenzioni in scala. Meraviglioso, che dire. Carlo, io ti ringrazio di questa passeggiata perché ho conosciuto grazie un posto straordinario anche grazie a te. Ciao. Arrivederci. Ciao Carlo. Arrivederci. Daniel, ciao! Ciao Lorenzo! Ma questo è un laboratorio pazzesco perché si racconta un'antica tradizione siciliana. L'opera dei pupi. Dei pupi, tu sei un puparo, possiamo dirlo? Io sono un puparo a 360 gradi. Ma chi sono i personaggi, questi pupi, chi rappresentano? Troviamo cavalieri, dame, animali fantastici, stregoni. Ma rappresentano anche magari amici, parenti oppure no? Ma guarda, ho realizzato il mio nonno, Alfredo Vaccaro. E quelli sono gli amici di Camper. Può fare un saluto? Ciao. E questo è il teatro dei pupi. Carusi, accominciamo! Gente del castello, così si tratta uno straniero di sì alto lignaggio. Son di Montalbano e discendente di nobile. Ed eccomi, sono nel mercato tradizionale di Ortigia, aperto tutti i giorni la mattina. Beh, Ortigia non è soltanto il centro storico di Siracusa, e non è neanche un borgo, è un vero e proprio mondo, un mondo pieno di colori e di culture, ed è un posto che bisogna visitare almeno una volta nella vita. Adesso faccio una pausa pranzo e mi incammino verso il nuovo borgo, ma ci vediamo presto, eh! Ciao a tutti!